L'università si stringe attorno alla città e i giovani progettano il futuro di questa città, quantomeno una sua parte. Sì, e lo facciamo innanzitutto nella sala dove da sempre la città discute sul proprio futuro, e lo facciamo dando la parola a, non tanto ai giovani quanto ai giovanissimi, perché molti di questi ragazzi hanno 21-22 anni. Il futuro è dei giovani ed è giusto che i giovani, confrontandosi liberamente, anche con un sano animo visionario, diano un contributo al futuro della nostra città, che ne ha molto bisogno. Qual è il filo conduttore di questi progetti? Il filo conduttore è molto semplice. Noi abbiamo interpretato la candidatura di Perugia, capitale europea della cultura, in senso letterale. Nelle capitali ci sono le ambasciate. E così noi abbiamo pensato che il centro storico di Perugia, con i suoi contenitori dismessi, potesse diventare una rete di ambasciate culturali in cui nel 2019 i diversi paesi europei rappresentano la propria cultura. C'è poi un cervello di tutta l'operazione, un progetto bandiera, che è il recupero dell'ex carcere maschile di Piazza dei Partigiani. Fra l'altro vedrete che abbiamo fatto anche delle scoperte, perché il nome di Guglielmo Calderini si incrocia con quello di Antonio Polani, quindi sono proprio delle qualità scientifiche in questo lavoro. Da parte nostra siamo occupati della parte conoscitiva, e questo cervello diventerà da luogo di reclusione a luogo di liberazione delle idee, in una sorta di regola del contrappasso.